Oggi impariamo a riconoscere, raccogliere, essiccare e conservare la camomilla. Spesso, durante le passeggiate in campagna, vediamo questa margherita spontanea, selvatica, aromatica, al massimo 50 cm alte, con foglie alterne e sessili, lacini lineari molto strette. Il fiore della margherita è riunito in piccolo cipollino con ricettacolo conico e cavo. Il fiore esterno ha ligula bianca, quello interno con corolla bianca. Questa è la camomilla. A noi interessa il fiore ed esattamente la ligula bianca e corolla gialla, perché è un'erba officinale e quindi un rimedio naturale e curativo. Bene, andiamo a raccogliere, pochi centimetri dallo stelo, sotto la ligula bianca e corolla gialla. Posiamo il nostro raccolto in un cestino ben sparpagliato tra loro e lasciamo essiccare per 3, massimo 4 giorni. A temperatura ambiente, non esposto al sole. Io la faccio essiccare semplicemente dentro casa. Esattamente così al naturale come lo faceva la nonna. Dopo 4 giorni ecco la nostra camomilla, pronta da conservare. Io la ripongo in vasetti di vetro ben sterilizzati prima e ricopro con uno strofinaccio in cotone allacciato sopra al bordo e vado a conservarla in un luogo fresco e buio. In questo modo potete conservare la vostra camomilla fino a minimo un anno dopo. E potete usarla così come usereste la vostra camomilla che acquistate normalmente. Semplice, no? Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale. Ciao!